E adesso, ultimo premio per questa fantastica serata, a un attore e regista che con la sua arte, la sua ironia, è capace di portare una leggerezza che fa riflettere e guardare al passato con tenerezza e con un velo di nostalgia. Lui è un figlio di Napoli e porta con sé il fascino misterioso della sua città. Da molti anni è campione di incassi, da Benvenuti al Sud, al Principe Abusivo, da Si accettano miracoli fino a Mister Felicità. Premio Alberto Sordi 2017 ad Alessandro Siani. Ciao Alessandro, complimenti, tanti complimenti. Buonasera. Buonasera. Beh, onestamente, Fabri, far ridere stasera non è facile. Davanti a Alberto Sordi è come palleggiare davanti a Maradona. È come pomiciare davanti a Rocco Siffredi. Cioè, nel senso... no. No, nel senso... Io sto in difficoltà, veramente sono in difficoltà. Beh, come sì. Bellissimo, bellissimo. Mi sono ricordato, diciamo, un po' i miei inizi, no? Perché sono passati 20 anni, ho iniziato nel 96. Non questo mestiere, ma questo... diciamo questa passione a tempo indeterminato. Mi ricordo le mie prime serate e quindi tutto mi è passato davanti agli occhi. Infatti Stefania mi ha telefonato, cioè adesso lei ci ha proprio segnato tutte le mie battute, cioè, fammi sta battuta, fammi quest'altra, magari dopo ti faccio, ma fammi dire pure qualcosa che hai pensato stasera, se fa poi hai pazienza, io torno a casa ad accompagnare la macchina, ci organizziamo. È stata una serata meravigliosa, cioè i carabini, la banda, tutto bellissimo. E mi ricordavo le mie prime serate. Mi ricordo quella serata in quel localino che praticamente mi esibivo, ma una malinconia. Mi ricordo quasi come adesso, cioè si è creato quasi lo stesso clima e praticamente finì lo spettacolo, grazie, siete buonissimi, ogni applauso vi devono entrare 1.000 euro nelle tasche. State bene a soldi, allora praticamente finì la serata, mi sedetti per mangiare una cosa, si avvicinò il cameriere e disse sono 30 euro, no. Sì, dico ma come, a me 30 euro, per una panina, ma stasera stava lo spettacolo, ma com'è possibile? Meraviglia. Mi ricordo, scusami Fabri, poi dopo vengo a te, mi ricordo quando ho fatto il mio primo spettacolo allo Stadio San Paolo, cioè, i napoletani mi avevano visto nei cabaret, nei localini, io allo Stadio San Paolo, e mi ricordo ecco una frase che disse uno, io stavo entrando con la macchina, si avvicinò un ragazzo e disse, ma per entrare, per dove bisogna scavalcare? No, straordinario, straordinario. Gliela vuoi spiegare, vedo che stai spiegando. Per finire con il film Si accettano miracoli, bellissimo, un incasso per fortuna, il signore voglio bene, praticamente, perché incassare, mi ricordo quando avevo iniziato a fare teatro, dicevano porta la voce, casa da portare gente, ma chi sa da portare voce, comunque, film, c'è uno che applaude, che è un fan mio sfegatato, si vede che su tutto applaude, sta sfugando, saranno 4 napoletani, che stanno dicendo vicino agli altri, applaudite che pare brutto. Film Si accettano miracoli, 3 ore e finisco questa battuta. Film Si accettano miracoli, devo girare una scena sulla Costiera Amalfitana, per bloccare la Costiera Amalfitana, per girare una scena era complicato, cioè, tu blocca la Costiera Amalfitana, ti bestemmiano i tuoi migliori morti, comunque praticamente... I migliori. Comunque praticamente... Io blocco la strada per girare la scena finale, tutti incazzati, il direttore di produzione che se ne va, mi lasciano solamente a me questo incazzato nella macchina, una fila lunghissima, una fila che partiva dalla Costiera fino a Berlino, quando a un certo punto mi avvicinano della macchina, ma che state facendo qua, che state facendo? No, dico, stiamo girando un film, e c'è sta una parte per me. No! Comunque, se avete delle domande da fare, cioè, ho visto l'avvocato, quindi adesso ho capito il fatto del processo di invecchiamento. Comunque, dimmi. Si capisce con calma, però l'ho fatta per far capire che si sta improvvisando. Ecco,
La dedico ai fotografi che non ci fanno più. Dimmi. Avevamo domande anche serie, perché ce n'è una che... Uno della banda che si è persa. Meraviglioso, meraviglioso. Si è persa, ne sono andati a fare una serata, stanno a Frosinone, vai, perché no, è un peccato. Tengono 140 date e chi dice di noi carabinieri? Tu vai su un comitato, dici no, non vi voglio. Ah sì, sono, infatti hanno un calendario inarrestabile. Dimmi, inarrestabile. Sto improvvisando, te lo dico, perché sennò. Scusami, dopo faccio le tue, ma fammi sfogare. Scusatemi, no, generale. Non voglio toglierti questa vista, questa giacca, no. Però c'è una curiosità sulla tua carriera e sulla tua partenza come attore, no? Perché quando hai scelto il tuo nome, il tuo cognome d'arte, hai avuto il coraggio, per te giovane attore che insomma aveva pensato evidentemente di far sorridere un pubblico, hai scelto il cognome di Giancarlo Siani, che ricorderemo tutti era un giornalista di Napoli che purtroppo fu ucciso dalla camorra nell'85. Perché hai scelto proprio... sì, ci vuole l'applauso e il ricordo di questo giornalista. Perché hai scelto proprio il cognome di quel giornalista? Ero molto giovane, ancora non avevo iniziato, bazzicavo, diciamo. Vidi in TV che si parlava di questa cosa tragicissima, mi è rimasta dentro perché lui, Borsellino, Falcone, sono loro degli eroi straordinari e in quel momento in una città anche come la mia, che ha un peso specifico, non indifferente, una città che ha ombre e luci, sentivo il bisogno di farlo. Forse in quel momento c'era una grande incoscienza, oggi ci sta una grande, come ti posso dire, una grande voglia, anzi, di portare avanti questa cosa. Bravissimo Alessandro, bravissimo. Senti, invece veniamo a una cosa più recente, perché sì, quest'anno lui ha superato ogni immaginazione. Beh, comunque esibirmi davanti a Loretta Goggi, cioè, ragazzi, cioè, la storia, io sto veramente in difficoltà. Perché la prossima volta organizziamoci in un condominio, 10 di noi, perché io non posso andare avanti così. La cosa più semplice. No, non si può fare. No, senti, quest'anno tu hai organizzato una serata a San Carlo di Napoli, sì, con e per Diego Armando Maradona. Sì. Hai avuto un coraggio enorme anche lì, perché sì. come hai avuto la certezza che poi sarebbe venuto? Ma infatti ancora non sono convinto che è venuto, cioè, secondo me... Ma come? L'hai fatta è stata un'altra grande festa per Napoli, ma Maradona al San Carlo era per ricordare anche questi 30 anni dalla vittoria dello scudetto del Napoli, certo. Che, scusami, ma per noi è un motivo veramente d'orgoglio. Adesso ritornerà credo di nuovo Maradona il 4 di luglio a festeggiare, credo proprio a Piazza del Plebiscito con tutti i napoletani, che mi sembra la cosa migliore. Quindi fate una grande festa per ricordare quella storia. Lui ha detto: Siani è un uomo brillante e un ragazzo buonissimo. Quindi hai fatto breccia dal punto di vista umano? Mi auguro che stava lucido, cioè nel senso no, nel senso che cioè, ci sono delle cose che ti fanno capire, sai, magari uno si sveglia tardi, sta ancora un po' così, ci si anima, è brillante e lucido, ma fammi stare tranquillo. Ha sistemato tutto. Sì, sarà stato così. Felicità Tour quest'estate? Sì, Felicità, giro questo, sembra una promozione, però no, faccio, non è più Felicità Tour, devi sapere che io da piccolino, tutto quando mi ricevono, la felicità sta dietro all'angolo, passavano gli anni ma a me non succedeva mai niente. La felicità sta dietro all'angolo, dopo fin d'anno c'è, ma pure che la felicità ha pigliato una rotatoria. No, perché voglio dire, ma... Cioè, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Però... Sto qua, Stefano, vieni qua. Comunque... Mi fai tanto se ci dice, pure che arriva un altro ospite. Non viene più nessuno, Stefa è finita. Raul Bova, non viene. Lo so, chiudiamo con te. Nino Frassica, viene? No, ha avuto un impegno anche lui. Pure che è andato a mangiare una cosa con Raul Bova, non c'ha detto niente, teatro. Comunque no, ma a me mi piace, io mi veramente, perché è aperto solo. Abbiamo poche cose che ci uniscono, perché sai, io sono stato influenzato da Troisi, io se lo sanno loro, magari rinnegano, ma sono stato influenzato. Dice, ma chi te sa? No, però voglio dire, io no, nel mio piccolo sono stato un po'. Però visto che Napoli e Roma è unita dalle buche, questo mi fa piacere, ci sono delle buche, purtroppo. Cioè che uniscono, a Piazza del Plebiscito teneva una buca così, sono entrato con la macchina, dopo 2 ore sono uscita sulla Tuscolana, quindi voglio dire, sono entrato direttamente a... C'è qualcosa che ci unisce. Sì, ma anche le risposte pronte,
i napoletani e i romani hanno le risposte pronte. Tu per esempio becchia uno che nel divieto di accesso dice: ma chi ti ha rata patente? Quello ti risponde: ma chi ti ha ritta cateng? No, noi abbiamo delle, noi siamo fortissimi nelle risposte pronte, noi siamo fortissimi. Sono andato dal mio dottore, ha detto: dottore, ogni volta che mi tocco qua mi fa male, che cazzo ti tocca fare? No, dico per farti capire la grandezza. Una volta disse a mio nonno un po' ignorante, nonno, entrò nel museo, si sedette su una sedia, disse al guardiano: alzatevi, questa sedia è di Luigi XIV. Rispose: nonno, quando viene mi alzo. Cioè, voglio dire, le cose che abbiamo visto là sono cose che veramente esistono. Signori, grazie, scusatemi. Grazie. Non lo so, non lo so. Grande. E adesso... Dai, non ha finito. Finito. Ho finito, sì. Me ne vado, dai. Allora, le battute per Stefania, siamo pronti? Sì, le battute per una Stefania. Te chiesto, una. Allora, cantieri della metropolitana stanno dappertutto, l'avvocato già via da pistole, 2 secondi e me ne vado. Se l'ha fatta prestata al generale, l'ho visto quando l'ha pigliata. Allora, ha sentito rumore, ta-ta. Allora, me ne vado, voglio morire qua. Stasera festeggiamo il compleanno e la morte, che veramente non si è mai vista. Sto improvvisando. Allora, se ti sposti da qua mi stai impressionando. Allora, cantieri... ma perché sono intanto si avvicina? Poi solo qua, o sviluppo non si fa. Allora, scusa, allora, cantieri della metropolitana durano anni, in tutta Italia, anche qua a Roma può darsi, no? Sì, purtroppo. Esatto, può darsi. Cantieri... Il ministro se n'è andato. Allora, i cantieri della metropolitana durano. A Napoli, Giorgio, guarda la grandezza di Napoli. Si è avvicinato un vecchietto, ho visto prima dei signori straordinari. Si è avvicinato questo vecchietto al capomastro e ha detto: scusate, sono 30 anni che scavate, ma questa metropolitana la state facendo o la state cercando? No, ma te no, perché guardate la grandezza. Hanno aumentato l'età pensionabile, ormai non basta più la terza età, ci vuole reincarnazione. Signori, fatemene andare, mi vergogno. Grande Alessandro Siani. Grazie. Adesso Stefania leggerà la motivazione del premio. Grazie. Ma che siamo? Prego. Ad Alessandro Siani, poliedrico e dirompente mattatore, dotato di una carica straripante e di una rara capacità di interpretazione, per il suo sostegno a favore della Fondazione Santo Bono Pausilipon, da sempre impegnata in progetti a favore dell'infanzia. Alessandro, è il momento del backdrop. Volevo dire, scusate un attimo, un'ultima cosa e poi veramente rendiamo grazie a Dio. Stasera si festeggia un compleanno, no? Perché è una festa. E, sapete, quando ci stanno un compleanno ci stanno le candeline, uno è abituato prima di spegnere le candeline ad augurarsi un augurio, no? Ad esprimere un desiderio. Vorrei che tutti quanti proprio stasera, prima di spegnere questa candelina, ecco, pensassimo ad Amatrice, perché il desiderio più bello è di rivedere Amatrice come era una volta. Grazie. Grazie, grazie. Andiamo al backdrop. E intanto che Alessandro fa la sua foto, invito gli altri premiati per favore a salire per fare la foto di gruppo. Goodbye, my darling. Goodbye, my love. Anche se parti da me. Il nostro breve incontro non scordo più. Per me, io penso.
penserò sempre a te.